Carissimi amici della Paglotomia, buona domenica e appena sveglio, ovviamente un po' sconquassato comunque. Speriamo questa settimana di riuscire a caricare il video. L'altra settimana c'era un blackout di internet qui in montagna. Io finché posso, il weekend me li passo qua. Poi farò ancora qualche weekend d'inverno, ma insomma, diciamo che siamo agli sgoccioli. Allora, oggi il protagonista della rasatura non può che essere lui, il nuovo Rockman Elite 2020. Guardate che scatola, guardate che salto di qualità rispetto all'anno scorso, dove la versione Elite veniva venduta con una scatoletta di cartone abbastanza anonima. È chiaramente un rasoio di origine stesso, di Elite, non è un rasoio chiaramente economico. E guardate come si presenta con una scatola con tutti i vari certificati. Insomma, tra l'altro questo che io ho posto qua era ammesso a sigillo del pettine, per dire che la serietà dell'azienda, che è un'azienda che ovviamente ha i suoi costi, ma non si discute come serietà. Allora noi andiamo a chiudere questa scatola di legno eccezionale, enorme, guardate che roba. La appoggio da qualche parte adesso qua, perché è veramente voluminosa. E andiamo a farvi vedere i pezzi. Il manico, stile, vedete, scozzese, direi, no? Con le linee che si intersecano e creano grip, molto simile a quello del 2018, versione 2018. Un'ancora come base come logo, che è diversa da quella dell'anno scorso, e qua c'è il pettine massiccio. Io spero che sia qualcosa, perché purtroppo massiccio, importante, scritta classic, classic, importante, e insomma un rasoio di tutto rispetto. Parliamo di un rasoio mi pare da 150-60, non mi ricordo più se comunque molto pesante. Guardate che massiccio, guardate che pezzo. Un rasoio che secondo me è educato, ma non è da sottovalutare, perché comunque ha un certo gap, ha un certo gap. Quindi è educato, ma non è da sottovalutare. Io 2 giorni fa ho provato a fare lo Chavette, quindi ho dei tagli, perché lo Chavette non è il mio strumento. Quindi se mi si riaprono, mi chiedo scusa in anticipo, non è sicuramente dovuto alla presenza delle nostre lame, che sono in questo caso, io ho già armato il rasoio, anzi lo armo adesso con delle perma sharp. Perma sharp che sono lamette turche che io ho comprato in Turchia. Allora io ho pensato di fare, non l'ho detto prima, una rasatura diciamo a chilometri zero quasi, nel senso che il rasoio è chiaramente un rasoio di Elite che non si trova in Turchia nei negozi, tanto sto montando la lametta, ecco qua. Però il materiale che uso per la rasatura è chiaramente turco, proveniente dalla Turchia, comprato da me in Turchia, nei banchetti di rasatura, perché in Turchia ci sono questi banchetti, insomma, dove vado io, dove banchetti per la strada, dove si vendono strumenti, come ad esempio il pennello Leader, questo maiale, se vogliamo, ignorante, ma è tutto efficace. O come ad esempio una crema da barba come la Derby, in questo caso la versione al limone, sono al limone. Allora, iniziamo a bagnarci il viso, questo è armato, iniziamo a bagnarci il viso e poi proviamo a raderci, sperando che non si riaprano questi red point, anzi più che erano tagli che mi sono fatto con lo Chavette, perché ogni tanto ci provo, ma devo dire che non è il mio mestiere. Mi è un po' calda. Allora, io metterei la nostra Derby al limone all'interno del nostro pennello, ecco, così velocizziamo anche, così caricherà meglio, speriamo, anche perché poi c'è da fare un po' di ragionamenti.
iniziamo a spargere. Un po' d'acqua calda. Vedete che il montaggio è immediato. Ripeto, sarò il più attento possibile sulla zona baffi perché con lo scialetto ho fatto un po' di danni, ma mi perdonerete perché sapete che io sono un rasatore di vanno lì, non di scialetto, e quindi chiaramente sbaglio quando provo, sbaglio. Bene, montaggio avete visto che è molto protettivo. Qui l'acqua viene bollente o non viene proprio. Rasatura Permasharp e Rocknell Elite 2020. Allora, come vi dicevo, il rasoio canta. Canta e anche abbastanza, guarda come fuma questa acqua calda. Pur essendo di semplice utilizzo, questo è un rasoio che ti dà confidenza. In realtà un'esposizione che non è assolutamente, anche un disegno tecnico del pettine che non è assolutamente trascurabile. Quindi, ok, ha una rasatura rilassata, ma sempre con rispetto. Perché non scherza, eh? Non è chiaramente pianissimo qui. Si è riaperto. Nonostante la mia cautela, secondo me, ho sentito pizzicare. D'altronde i tagli, guarda che si prova con lo chiavette, sono tagli più profondi che quelli che il Red Point semplice non die. D'altronde io l'ho sempre detto, la mia esperienza è, eccolo qua il pelo, principalmente su IDE, poi chiaramente lo chiavetto non è il mio rasoio, neanche il mano libera. Quindi ha tolto l'80%, ma perché sono andato piano. Perché non mi fido tanto, devo dire la verità, perché non mi sembra. Noi abbiamo un utente ha chiesto l'esposizione al produttore, ma non gli è stato.
riferite di preciso, ma secondo me non è un rasoio, è un rasoio comodo, è un rasoio chiaramente che gli dà confidenza, come dicevo prima, ma non è un rasoio che, con cui puoi scherzare troppo, ecco, diciamo, devi stare un attimo attento. La Derby anche al secondo passaggio si conferma efficace con il suo pennello turco. Allora, andiamo di obliquo e di contropelo, facciamo un'unica passata. Con particolare attenzione ai grabazzi, appunto per non andare a riaprire le antiche due giorni fa ferite. Scola molto bene grazie ai suoi canali questo rasoio e scorre veramente con piacere. Che è un po' riaperta anche questa, la tronde era profonda. In due giorni, vedete qua, in due giorni era abbastanza improbabile che non si riaprisse nulla. Questo non si è riaperto. Si sono arrossato. Però poca roba, dai. Facciamo un po' di contropelo. E gli obliquo slant, così, no? E faccio questo. Che segue il senso del mio pelo. Questo movimento a parabola. Vedete questa rovina qua si è riaperta. Vabbè. Era prevedibile, l'avevo annunciato e quindi stavolta facciamo un'ultima passata, magari un rapido contropelo, molto liquido. Diluiamo la crema che è ancora bella presente nel pennello. Ecco qua. Ecco qua, intanto ne approfitto già per sistemarlo. Allora, qui scorre come una palla da biliardo, piano sopra i baffi, per le ferite regresse, anzi le baffi non la faccio proprio. Di contropelo proprio per evitare che si riapra ulteriormente. Solo lì. Dai. E sì, si è riaperta. Ah,
vabbè, dai. L'alternativa era non fare il video aspettando la completa guarigione, ma tanto nel giro di pochi minuti cessa di sanguinare, era un puntino, che però è profondo, perché lo ci ha detto. Quando uno come me non lo sa usare, io la riconosco tranquillamente. Allora, mi sciacquo il viso con l'acqua fresca adesso e poi passiamo ai ragionamenti. Allora, vedete che alla fine la rodatura è perfetta, a parte questo, io ne avevo due, uno qua e uno qua, pensavo di aprire tutti e due, invece solo uno, quindi andrà bene. Allora, partiamo dall'abbinamento crema derby pennello Leader, turco, maialazzo, dove era scritta Leader. Ecco, sa luce maledetta, si vede pochissimo, Leader. E la crema derby. Allora, abbinamento direi ottimo, la crema esplode in viso, è una crema molto facile da montare, è una crema popolare in Turchia, quindi chi usa la natura tradizionale, non sono tanti, usa o la derby o la Nivea, insomma hanno quella crema lì. Derby che hanno in tre versioni, mi pare verde, blu e gialla. E poi questo pennello che appunto è venduto nelle bancarelle proprio, cioè, pennello come vedete è molto semplice, con un manico di legno dipinto così, insomma, non in maniera direi quasi artigianale. Però nonostante il fatto che non sia molto folto, funziona molto bene. E con questa crema in particolare è facile, voglio dire, quindi non è nemmeno stato, non è duro, è morbido. Poi io l'ho rodato tante volte questo, quindi pennello Leader. Adesso non ho qua la scatolina, ma comunque vabbè, l'abbinamento della perma sciata con una lama, che è una lama, come si può dire, tagliente, con questa. Ripeto, è un taglio precedente, che è stato riaperto chiaramente. Denota il carattere di questo rasoio, è Rocknelli 2020, che poi è quello che vi interessa, credo, di più di tutto. Che è un carattere non facile, cioè è un carattere assolutamente abbordabile, è un rasoio che dà confidenza, è un rasoio che rade molto bene, molto efficace, ma non è un rasoio da rasatura, come dire, ad occhi chiusi. Bisogna stare un attimo, bisogna parlare di rispetto. E secondo me è uno dei migliori compromessi che io ho mai provato. Poi magari sbaglio tutto io, nel senso che non ho neanche l'indicazione del gap, quindi non vi posso dire. È delicato in termini assoluti, ma non è così chiuso come per esempio potrebbe essere un Tatara, come potrebbe essere un Feder, come potrebbe essere un altro rasoio, quello di adesso non viene in mente. È un rasoio che comunque dà soddisfazione, perché ti togli una barba anche di 2-3 giorni secondo me senza problemi. Devi parlargli rispetto, perché se no rischi di appunto, vedete che qua c'era un puntino di due giorni e lui track subito, no? Cioè mi ha subito riaperto la ferita. Invece qua io sono stato più attento e non l'ha riaperto. Quindi costruttivamente eccezionale, rientra in questo caso nel mio podio, devo dire mi ha entusiasmato, anche la forma, anche l'eleganza, chiaramente un pezzo non per tutti, evidentemente, cioè questo non significa nulla, ma io sostengo sempre che la rasatura si può fare con un tranquillo rasoio da supermercato, ottenere il massimo, però chiaramente questo è un pezzo di una grande importanza secondo me. E io dovessi dire tra i miei 10, sicuramente tra i miei 5, sicuramente
diciamo, non ripensarci un attimo, ma direi anche tra i miei tre, e potrebbe anche essere il primo. Secondo me se la gioca con il Timeless, ecco, diciamo così, vogliamo dire le cose un po' col Timeless se la gioca, per me è per la mia personale. Bene signori, manca Corrado, Barba, qui siamo sempre in Turchia, siamo sempre in questi grandi negozi di cosmetica in Turchia. Mi scuso per il sangue, ripeto, ma purtroppo non avevo alternative, o non mi radevo oppure lasciano guarire la ferita che era purtroppo profonda, perché lo sciavetto in questo, vedete, in questo solco, no, ha fatto i suoi danni per mia incapacità, chiaramente, e oppure lo facevo rischiando che si riaprissero due tagli, se ne è aperto uno va bene così. Parlavamo del Dove Barba, grandi negozi di cosmetica in Turchia, Arco che poi useremo anche come lenitivo magari, no? Eccolo qua, Arco. In questo caso qua ci sono tante versioni, la versione Cologne Aftershave Gold Power con Arco, la marca tipica, la più turca, Dove Barba classico, vecchio stile. Una bella iniezione di frescura e bruciore, una fragranza piacevole ma classica. Eccolo qua, Arco, in questo caso qua nella versione Gold Cologne. Adesso io lascio un attimo asciugare il Dove Barba e poi, sempre per restare in Turchia, quindi l'ho messo in, potrei mettere un pelo di Arco Nem, la crema lenitiva. Mi pare che cos'è, melograno questo qua, sì. Ecco, questa crema qua è veramente eccezionale per tutte le situazioni, non solo per la rasatura. Questa costa un nulla in Turchia, un nulla. Qui purtroppo chi prende appunto la spirinetta o un sanguinamento che dura un po' di più. E come vi ho già detto, questa è per dire irritazioni, non so, quando uno va in montagna, cammina magari 8 ore e ha problemi magari di irritazioni cutanee, con questa roba qua si risolve tutto, è pazzesco, è una crema eccezionale e bella blu. Ne mettiamo un po', idratante. Fragranza piacevole, consigliatissima, credo che si trovi anche su internet, io chiaramente l'ho presa in loco. Ed eccoci qua, la rasatura è completata e possiamo andare per la nostra domenica in montagna. Allora, speriamo di vederci per una settimana. Qualcuno sul mio canale mi ha scritto: ma perché tu non recensisci quel tal sapone che recensiscono tutti? Ma io gli ho risposto in un primo momento che sono già sommerso di saponi e di creme che non sapevo dove metterlo, cioè non sentivo la necessità di acquistarlo. Ma poi la controrisposta è stata: no, ma tu lo fai per una ragione politica, perché quel sapone è di quel tal, legato a quel tal youtuber che è legato a quel tal produttore, quindi tu lo fai apposta. Allora, a quel punto non l'ho fatto neanche a farlo apposta, passeggiavo per la mia città, ho visto che vendevano questo sapone, l'ho comprato, quindi la prossima settimana lo proviamo, quindi vediamo, togliamo come ogni dubbio che ci sia politica, complotti e cose varie. Quindi io ne ho approfittato, l'ho visto, ho detto guarda, è proprio qua, facciamo così, compriamolo. E così, prossima settimana lo proviamo e facciamo contenti i nostri amici dietrologi. Scherzo, ovviamente. Va bene, io vi saluto, vi ringrazio, vi auguro buona domenica e buona barba a tutti. E soprattutto, tanta roba, ragazzi. Come si dice a Milano, ma non solo a Milano. Tanta roba, perché veramente questo è un pezzo che
insomma, sono contento, diciamo così. Ciao a tutti.